Buongiorno amici, salutone da Mau, benvenuti nella mia cucina qui a Londra. Stiamo facendo delle cose particolari, la zuppa russa, un po' delle favette, fanno bene ai diabetici, e qui abbiamo messo a bollire delle patate e carote, poi vi spiego. Abbiamo delle rappe. Abbiamo un bel cavolo che adesso spostiamo qua e ci diamo da fare. Abbiamo delle ostriche, delle scaloppe, insomma un po' di tutto, va bene? Facciamoci compagnia quest'oggi. Di buon mattino, una bottiglia di vino piemontese, ne abbiamo assaggiato un goccino ieri. Allora raga, cosa devo fare? Devo far rosolare le mie rappe, va bene? Questa zuppa di carne cuoce già da 2 ore, deve cucinare almeno 4 ore, ben che vada a 3, bene? Deve ammorbidire la carne, tirare fuori tutti i sapori. Abbiamo il cavolo che adesso andiamo a tagliuzzare. Adesso arrivo, diamo ordine come al solito. Ecco qua, una bella tazza per un goccino di vino. Cari amici, benvenuti qui da Mau. Allora, prendiamo una padella, dobbiamo rosolare queste rappe. Facciamoci spazio pian piano, diamo un po' un goccino di vino. Sabato che precede la Pasqua. Mau, vi mando un grande abbraccio, amici cari. Cicin. Allora, prendiamo la padella. Allora, alziamo la fiamma. Mettiamo un po' d'olio d'oliva. Facciamo riscaldare. E poi andiamo a tagliare per metà questo cavolo. Ecco qua. Andiamo una metà, l'altra la conserviamo alla mattina. Beh.
ragazzi. Qui abbiamo fatto delle favette, semplice semplice, olio d'oliva, pepe, aglio, una cipollina, un escialotto messo oggi. Adesso via con la grattugia. Viene un po' male, dobbiamo un po' organizzarci. Non è facile. Allora, tra un pochino accogliamo due ospiti, ragazzi. Mancato di spazio. Adesso faccio un altro lavoretto. Usiamo un coltello così. Apriamo le finestre. Così, una cosettina. E fate, ragazzi, si dorme ancora? Raga, cosa si combina questo sabato di vacanza? I'm not ready yet. Allora, nella zuppa non c'è il sale, ragazzi, ancora non c'è il sale. Facciamo rosolare bene i cavoli, un bel profumo. La carne cuoce per bene, pian piano. Allora, è tempo di ostriche, amici belli. Brindisino con Mau. Un attimino, le apriamo. Io sto cercando di fare del mio meglio perché possiate vedere le ricette più da vicino, ma non è facile, vero? Ok, allora, un occhio a questo, sta rosolando, un pochino d'olio d'oliva,
andiamo avanti con questo e prepariamo le ostriche. Amici miei, limoni in abbondanza. Ecco qua. Però prima di fare quello, una cipollina, una eschalot, la mettiamo lì a rosolare col cavolo. Bene. La lattina. E via. Ecco qua, ragazzi. Sta cuocendo per bene. Devo girarla di continuo, non mi dice niente. Ecco, abbassate un pochino la fiamma, era troppo alta, va bene? Metti. Non va bene. Allora, ragazzi. Tiriamo fuori le nostre ostriche, anche la moglie reclama. Facciamo rotolare bene il cavolfiore. Bene. Allora, ragazzi, andiamo con le nostre ostriche. Dove ho messo il coltellino, la friostica non lo so. Beh. Non lo so, l'ho appoggiata da una parte, non mi ricordo più. Vabbè, proviamo con questi coltelli. Spazio necessario. Ecco qua. Va, tempo di ostriche. Ecco
limone. Vediamo un paio per la moglie. Non si vuole aprire questo. Ecco qua che belle che sono. Occhio sempre al nostro, il colpo d'occhio. Dove siete ragazzi? A dormire? Ecco, scusate un po' di caos. Adesso ragazzi apriamo un'altra, le portiamo alla signora. Facile, raga. Poi è un coltello molto affilato, quindi è pericoloso. Vediamo in questo. Trovare la bocca, l'apertura. Ma. Bella ostrica, veramente profumata, limone, e le portiamo alla signora. Sempre lì a rigirare. Allora ragazzi, adesso possiamo versare il nostro cavolo nella zuppa. Va bene, una bella mescolatina. Spegniamo il fuoco un attimo. Qua, un po' di casino.
Allora, mettiamo un pochino d'olio d'oliva. Questa volta rosoliamo le rappe. Ok, pian piano, fuoco basso. E le facciamo rosolare. Bene, brindisino ragazzi, buon sabato e assaggiamo le ostriche anche noi. Sono dure da pulire, ragazzi. Fatto fatta a tracco. Buonissima ragazzi. Devo ancora trovare il garnese perché così non va bene. Dove l'ho messo? Dove l'ho messo? Eppure si muove, non lo so, ho fatto un po' di casino. Non so cosa riusciate a vedere. Buonissimo, buonissimo ragazzi. Allora, andiamo proprio a friggere bene, soffriggere bene queste rappe. Non ha paura con questi coltelli, ragazzi.
bene. Buonissimo. Non ho parole. Allora, raga, andiamo a farci due spaghetti anche, magari. Andiamo prima un attimo con la zuppa, abbiamo delle caposante, scallop in English. Ok guys, it's gorsh soup, Russian soup, cook for at least 4 hours, 4 chunks of meat, with 1 onion, black pepper, a bit of garlic. Yeah, then you add then you stir fry a bit of cabbage, and beetroots, salt only at the very end, and that's it, that's the game. I put a small onion, frying with my beetroots as well, nothing special guys. Right, let's see if the wife wants more oysters. Olga. And you put your socks. Hello. Raga, ci siamo. Allora, mi raccomando, niente sale, no salt until the very end to my soup, yeah? Ok, let's see. Maybe there. Let's have a couple more. The wife wants them later on. Piano piano, che ho paura, ragazzi, di farmi male. Bisogna pressare, è pericoloso. Certo che non è un gioco per i bambini. Madonna santa. Non si aprono? Proviamo con un altro tipo di coltello, raga. No. Veramente pericoloso. Santuzzi. Allora ragazzi, questo è quasi pronto. Ecco qua, la carne diventa tenera, veramente buona. E proviamoci con questa. Dicono, mettetela in freezer prima di aprirla. Ne ha posto più. Ah, che bellezza. Buonissimo. Adesso le spostiamo perché magari le mangiamo più tardi un altro po'.
andata anche per le ostriche. Adesso spostiamo, ecco qua, rosolato per bene, mettiamo le nostre rappe dentro la zuppa. Così. Mescoliamo bene e abbassiamo la fiamma, va bene, mi raccomando, sempre bassa bassa. Il gioco è fatto, no? Ok, allora, vediamo un po'. Ho promesso, cos'è? Le patate e le carote, ragazzi, dobbiamo far raffreddare naturalmente, non possiamo la... Poi mettiamo dei piselli, tagliamo le carotine e le patate a pezzettini, piselli, maionese e tanti cubetti di mozzarella, di mortadella. Va bene, semplice, ci vuole il tempo per farlo vedere, perché le cose sono lunghe qua. Passiamo le favette. Adesso spostiamo un attimino la zuppa da una parte a fuoco lento. Mettiamo qui, ci serve un po' di spazio. Bene, devo aggiungiamo l'acqua delle patate. Ecco qua ragazzi, il piatto è pronto, ripuliamo un attimino, ripuliamo il bancone di lavoro, ecco qui raga, mettiamo a riscaldare delle padelline. Adesso io direi di salutarci per il momento, probabilmente. Ecco qui, questa è la zuppa, ve la faccio vedere da vicino. Ok ragazzi, ecco, il prossimo piatto saranno gli spaghetti con le capesante. Ciao Amos, benvenuto. Allora, mettiamo l'acqua a bollire.
dobbiamo pazientare un po', ragazzi. Qui abbiamo le favette, non so se riuscite a vederle, però sono lì. Caro Amos, bel brindisi da buoni sardi. Sì, Amos, se metto un certo tipo di musica bloccano tutto, quindi bisogna avere pazienza, bene, sempre compagnia, poi musica sarda, è quello il problema. Allora ragazzi, mettiamo un po', pensiamo a cosa metterci con le calpestate. Allora io prenderei cipolla, ci mettiamo due shallot, prendiamo un po' d'aglio, aglio in abbondanza, padellina, l'acqua che inizia a sobbollire, andiamo un po', mettiamoci il sale, ecco qua, tanta acqua, ok, calda, olio d'oliva qua, abbondanza, e tagliamo i nostri spicchi d'aglio in camicia, allora, via, senza aver paura, l'abbondanza deve prevalere, ok? Io ci metto tutto. Beh, non una testa d'aglio, ma parecchia. Allora, le nostre eschalotte, vediamo il coltellino, prendiamo anche un'altra. E raga, oppla, vorrei aver fatto un casino qua. Allora la cipolla dentro, le nostre eschalotte, ho esagerato col calore, ora la movibruccio così. C'è caduta dell'acqua, per forza. E facciamo rosolare bene. Ragazzi, peperoncino fresco. Ah, grazie. Vabbè, non si sa mai. I commenti arrivano da tutte le parti. Non vorrei. Ecco qua. Allora, mettiamoci anche il peperoncino. Dio moroga. Ragazzi, peperoncino in abbondanza, eh? E basta. Sì, la peppata, logicamente la peppata. Vai, peppatina mia, così. Alla grande. Ecco, facciamo rosolare bene, a fuoco molto lento. Nel tempo l'acqua bolle. Ecco qua, adesso vi faccio vedere da vicino con la camera.
raga. Allora, non so se riesco a spostarla. Così si vede? Non è facile, raga, non è facile. Accontentiamoci. Allora, un po' aggiungiamo le nostre caposante e un po' di uova. Nicolini. Dice sei papà? occhio qui alla nostra zuppetta, diamogli una gelatina. La cucinando a fuoco lento, che ormai è pronta. Una volta che aggiungete le rappe, 10 minuti e spegnete il fuoco. Poi la facciamo riposare. Raga, la facciamo riposare bene. Ci aggiungiamo un tocco di olio d'oliva. Ecco qua. Facciamo ingiallire bene le cipolline. Siamo a cavallo, raga. Siamo, abbiamo le pinatine qua, allora devo preparare un bel tritto, ragazzi, di prezzemolo. Pulitina anche questo. Ecco qua. L'acqua sta per bollire, tutto a cavallo. Allora. Abbiamo fusilli oggi, ragazzi. Ciao Sabri, benvenuta. Facciamo due fusilli con le capesante, un brindisino da Mao qui da Londra, bacioni Sabri, un abbraccio grande grande, ti seguo sempre, sono sempre un tuo fan. Cin cin, andiamo con vino piemontese quest'oggi, poco, è festa, non si lavora e ciccia. Metto là, Sabri, abbiamo la zuppa russa qui, quasi pronta, adesso dobbiamo solo salare, assaggio perché dobbiamo salare, va bene? Ancora un attimino però, eccolo qui, aggiungiamo un pochino di sale, ecco, spruzzatino di sale alle cipolle. Adesso il fuoco è quasi spento, non appena entra in ebollizione l'acqua, aggiungiamo il caposante. Fusillacci, fusilli, carne in pasta, come la chiamano i bimbi. Carne in pasta. Tutto difficile oggi, ragazzi, non so perché. E vabbè. Non riesco a aprire neanche un pacco di pasta. Allora, sta per bollire, quindi devi aspettare ancora. Questo fuoco è quasi spento. Non ci trovo più neanche con i miei attrezzi. Allora, tiriamo via adesso le bucce di aglio. Le ho messe così, perché danno colore. Quando fai le fotografie, sono bellissime. Allora, il nostro soffritto è pronto. Possiamo anche eliminare l'aglio. L'ho messo tanto,
piacerà, mi piace molto. Ecco qua, proprio lo eliminiamo completamente. Questa è l'Ave Maria di Maria Carta, ragazzi. È azzeccata Pasqua, no? Sotto Pasqua, ecco qui. Capesante, raga. Una, due, ne ho parecchie, 3, 4, 5, 6, ecco qua, le facciamo rosolare a fuoco quasi spento. Ah, che vedevo lì? Facciamo colorare le nostre caposante. Hey guys, scallops, curling pasta with scallops, chilies, garlic, and parsley to give some color. Alright? Nothing difficult. I need to put back the charger. Wait a minute. Oh là là, scusate ragazzi. Si sta caricando e vabbè, è il mio regno, Amos. È il mio regno, eh? Silenzio. Raga, questo vino è una bomba, c'è poco da dire. Allora ragazzi, la pasta cuoce, le mie caposante cuociono a fuoco quasi spento, mi raccomando, opla. Bene, proprio quasi spento. Via il prezzemolo adesso, lavoriamo il prezzemolo. Purtroppo ragazzi, ho spostato tutto ieri, non mi ci trovo più. E vabbè. Aspettiamo la mattina il prezzemolo. È una frittata geniale, eh? Fine. Che la gelatina, ecco qua la nostra zuppa rossa. Oh, c'è una tralla a lei, raga, una tralla a lei. La conoscevo anch'io questa. Allora, non distraiamoci. Vediamo qua l'aglio. Puliamo le ostriche. Siamo raga, ci siamo.
Buona Pasqua ragazzi, Sabri, Amos, carissimi, una buona Pasqua da Mao. Allora, controlliamo il nostro prezzemolo, che è quello pronto, la pasta, la fèvoli al dente, molto al dente, tre quarti di cottura. Ecco, adesso io faccio il gioco al contrario. Colo la pasta, ma non tutta. Ecco qua, adesso facciamo finire la cottura.
Non è finita, ragazzi. Ecco qua, c'è proprio uno spettacolo. Non è finita perché qui andiamo a prendere un po' di formaggio. Allora, le fiamme spente, ragazzi, non so quanto riusciate a vedere qua. Ciao Stefanino, bentornato. Stefano, caposante, abbiamo fusilli con le caposante, grana padano, peperoncino, aglio e olio d'oliva. Ok? Qui abbiamo le nostre ostriche, ma soprattutto abbiamo un buon vino di Piemonte. È per voi, ragazzi, per voi amici di Sardegna. Cin cin. Allora, un'altra ostrichina qua, ragazzi, che non ci fa male, vero ragazzi? Sentiamo se la moglie ne vuole un altro paio. Sono bellissime, ragazzi, bellissime. Però, come detto prima, ho perso il coltello, l'attrezzo, cioè l'ho messo da qualche parte. E allora che giro e rigiro, boh! Non è possibile, non è possibile. La mia casa è proprio uno stanzino, non è che sia grande. Vediamo se la moglie vuole le ostriche. Olga.
così, lontano. Ecco qua, bellissima Stefano, guarda qua, spettacolare, guarda, bella. Però mi fermo perché sto mangiando troppo. Siamo ai saluti, ragazzi, spero vi abbia intrattenuto in qualche maniera, portato un sorriso in più. Quindi quello non posso fare. La la lera lera la ri la 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 lera lera la ri la lera la la lera lera la ri la la.
mangio tutto io. Che sentito? Ehi, accabato, magandumma. Cin cin, vino di Piemonte oggi, Stefano, non si fa dare il nome per carità. Vino piemontese, mamma mia che buono che è. Purtroppo, cannone.
Un salutone, ragazzi. Mao vi abbraccia a tutti. Vi augura. Ah, no, 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 no. Stefano. Oggio che Serramanna, Stefanino. Amos, Serramanna. Gioca contro il ve, quelli veneti, no? Vince 3-0 il Serramanna oggi, resta in Serie A. Volete vedere? Saluti, amici cari. Un abbraccio da Mau, alla prossima. Seguitemi in tanti, condividete. Oggi fusilli con le caposante. Va bene, una zuppetta russa, delle favette, ostriche e ciccia. Bacioni a tutti, devo andare. Baci, baci, devo spegnere la radio più che altro. Baci, alla grande, ciao.